siamo in compagnia di Gaetano Allegra per la presentazione del suo volume Il demonio di Sant'Andrea. Chi è Gaetano Allegra? Come mai qui? È un giornalista scrittore, ma sai, in questi tempi non si sa più chi si è, perché ognuno fa tutto pur di lavorare, fa di tutto, quindi diciamo che è uno che racconta, a cui piace raccontare. A proposito, proprio perché ti piace raccontare, di cosa parla questo libro? Il libro racconta una storia particolare, perché è la storia della nostra nazione, della nascita della nostra nazione, e detta così sembrerebbe banale. In realtà non lo è, perché vedrà chi mi farà l'onore di leggerlo, che la storia raccontata tramite documentazione fornita dai giornali dell'epoca e dai diari, non dai libri di storia, è molto diversa rispetto a quella che raccontano i libri di storia stessi. Per cui è una storia più adiacente, perché io immagino che un cronista dell'epoca raccontasse la verità rispetto a chi poi ha fatto la storia, ai famosi vincitori che raccontano. Quindi diciamo che è una storia un po' alternativa, che però, a detta anche di molti storici, è molto più vicina a quella reale. Quindi una sorta di critica alla storia tradizionale. Io ho cercato di non criticare niente, è la storia della nascita dell'Italia, connessa a tante storie di nascite anche pessime, come quella della mafia, come quella dell'odio fra meridionali e settentrionali. Tutto viene da lì, e quindi è detta così, però sembra un romanzo storico. È una storia, una favola, la storia di un ragazzo che diventa un grande leader, come spesso accade anche nei romanzi per ragazzi, e poi sullo sfondo c'è tutta una documentazione storica che riguarda soprattutto il Sud Italia e soprattutto la Basilicata, che all'epoca è stata un po' come la Firenze del 400, cioè è stato il fulcro della rivolta contadina contro i Sabaudi. Perfetto, grazie mille per questo breve video. Prego, grazie a voi.